Tra poco, gli incorreggibili su Boing. Proprio chi possa aver messo questo anello lì, perché io non l'ho fatto. Come no? No, non ce l'ho messo io. Dai, Benji, ma che c'è? Ah, lo so, ti vergogni perché ci sono loro, è questo, no? Uh-huh. Ti costa ammettere che me lo hai comprato perché vuoi essere il mio fidanzato. Geronimo, basta, ti ho già detto che non so nulla di quell'anello. È strano, perché per me, sì, gatta cicova. Geronimo, ti ho detto che non so nulla e poi io sono stata sempre con Candy e lei non è uscita a comprare niente, quindi di queste cose non chiedermi nulla perché non so nulla, ok? Davvero? Me lo assicuri? Oh, che c'è, Geronimo? Vuoi che te lo giuri? Mangia e non pensare alle stupidaggini. Il fatto dell'anello non è affar tuo, è un problema di Candy e di Benji. Mangialo, dai. Alessio è andato in farmacia e Luna non è poi così grave. Oh, che sfortuna, che sfortuna! Ma perché? E lei dov'è ora? A casa della direttrice, Victoria. Oh, me la immagino come una principessa, con tutti quanti che le stanno intorno, pronti a servirle la cenetta. Come la detesto, maledizione. Che pensi di fare ora? Che ti importa? Che ti importa quello che farò? Tu tienimi informata, questo devi fare. Loro sono molto tranquilli, sanno che noi siamo molto, molto più mature e quindi sanno che non ci comporteremo mai nella stessa maniera. Sì, ovvio. Ehi, un momento. Mi è appena venuta un'idea. Invece di fare quello che stiamo dicendo, perché non li ripaghiamo con la stessa moneta? Ho incontrato Gaia, mi ha detto di tutto su questi, tranne che sono belli. Un buon motivo per non toglierli neanche per andare a dormire. Sì, ma non capisco, credono di poterci controllare. No, Martin, devi capire una cosa. Le donne ti conoscono in un modo e già il secondo giorno ti vogliono cambiare. Una volta per tutte si deve mettere un freno, sennò ti mettono il guinzaglio e ti trattano come un cagnolino. Così non va. Che abbiano chiaro che a noi così non va. Eh? Chiuso l'argomento. Finito. Terminato. Non si parla di Guzman. E se pensassi di dare consigli ti dico una cosa rapidamente, perché non ho pazienza oggi. Pensa molto bene a quello che dirai. Penso. Pensa molto bene, perché è molto difficile fare il mediatore. Mediatore. Il che? Un altro che ha bisogno del vocabolario. I can't believe this. Media, non come medio. Mediatore. Mediatore. Sarebbe esattamente sinonimo di intermediario. E ora vai, perché il momento non è, come si dice, non è sparisci, hai finito il tempo. Il tuo tempo è terminato, game over. Ciao ragazzi. Guardateci, abbiamo cambiato idea. Sì, sì, davvero, e vogliamo ringraziarvi perché ci avete fatto riflettere. Certo, non c'è nulla di meglio che l'allegria, la disinibizione, la salsa. Sì, no? Viva lo spirito caraibico per tutti, ragazzi. E oltretutto la cosa più bella è che così ci intoneremo con voi. Andremo così alla festa e balleremo tutta la notte salsa e merengue. Balliamo con voi, salsa! Favoloso! Fantastico, fantastico, mamma mia. Yeah!
ragazzi, che ve ne pare? Beh, perfetto, sembra una buona idea. Mm-hmm. Sì, anche a me. Sì, bene. Sì. Perché ridi? Però, amore? Sul serio, io? Vestirete così? Ovvio, ma certo. Perché no? Voi vestirete così ed è perfetto, quindi noi ci adattiamo. Ok. No, mi sembra giusto. Sì, sì, no, no, non so se mi avete capito. Vi stavo chiedendo se vestite così volevate impressionarci o farci uno scherzo. No, tesoro mio. No, 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 davvero credete di essere al centro dell'universo? Sì, esatto. Noi tre non ci stiamo vendicando affatto. No, no, ci vestiamo così perché abbiamo voglia di farlo. Tutto vogliamo spiccare. Siamo belle, ragazzi. Sì. E poi vogliamo fare uno show al matrimonio, e cioè cantare, suonare. No! No! Ragazzi, no, 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 no. Ma che fanno? Perché no? No, sentite, questa è una festa di matrimonio, ci dobbiamo divertire. Suonare col gruppo è una responsabilità che a me non va proprio, a me non va di prendere, non lo lascia so, stare. Certo, sono però, d'accordo con te. Ragazzi, ma io e le mie amiche volevamo cantare una canzone, ballare qualcosa. Certo. Sì, sì, infatti abbiamo preparato un ballo. Sì, siete pronte? Lo facciamo? No, non vi piace? E poi potremmo completare l'opera e dare così un nuovo nome al nostro gruppo. Che ne dite? E quale? Fiorellini di cocco! È bellissimo! È un bellissimo nome, però no, no, no. Sapete, noi non vogliamo suonare, non è vero, ragazzi? No. Non ci penso neanche. No? No, no, no. Bene, va bene. Andiamo, ragazze. Andiamo, andiamo. Ci vediamo domani. Hasta luego. Avanti, sbrigati. E tu controlla, Augusto. Sì, però sbrigati, se ci scoprono è la fine. Ehi, attento, attento! Ehi, ma... Era uno scherzo e ci hai creduto! Ah, che sciocco che sei, Augusto, smettila! Va bene, dai. Ehi, attento, sta arrivando qualcuno! Non ci casco un'altra volta! Stavolta dico sul serio! Nasconditi! Aiuto! Era un altro scherzo, amico! Che tonto! Questo? Certo che le ragazze sono imbroglioni. Ah, sì, salve. Vorrei delle informazioni sulla spa. Sì. Avete anche docce thailandesi, giapponesi e scozzesi, roba del genere? Ah. E che prezzi hanno? Oppete! Bene, bene, bene. Beh, dovrei consultarmi con un'altra persona con la quale verrei. Dove va? Poi vi... sì, sì, no, no, c'è una mosca che ronza. Parla di me? Sì, le farò sapere. Molto bene. Ma con chi parla? Bene. A lei che le importa? Sto parlando di una cosa personale, allora sì, vediamo. Posso dirle una mia cosa personale? Pronto? Sì, come va? Salve, sì, Urban Spa. Non parlo con lei, no. Sì, Urban Spa, sì, salve. Bene, volevo chiederle informazioni. Sì, vorrei venire con una persona a passare la giornata. Tutti i giorni mi dà la pasticca. Dovrebbe farlo anche oggi. Mi ha sorpreso, davvero, che oggi non sia venuta. E non so che cosa fare per la caviglia e per il femore. E non so bene che cosa fare. Lo sa qual è il fatto? Quello che voglio è che si occupino di me. Che diano retta a me. Che diano tutto quello che hanno a me. Insomma, lei mi ha capito? Sì? Bene, sento l'altra persona e la richiamerò. Ma chi deve sentire, Rita? Che le importa? Che le importa? Lo sa, la verità è che mi dispiace che lei mi tratti così, perché lei mi assiste sempre. Ma è che non volevo importunarla. Non sia mai che io le cada ancora addosso e la baci di nuovo. Sarebbe grave, sì, grave. Vuole saperlo oppure no? Sì, c'è qualcos'altro? Sì. Allora forza, sia rapido. Lei mi è mancata. Sei lì? Ehi! Sei lì? Scusami. Chi stai cercando? È giusto chiarire le cose, anche se le parole spesso possono confondere e le persone a volte litigano e si allontanano per colpa delle incomprensioni. Ci vuole più sincerità, più dialogo tra le persone. Luna, ti senti meglio? Ciao. Sì,
Mi piace che ti preoccupi per me. Insomma, siamo sorelle o no? Noi due dobbiamo stare sempre insieme. Sì, questo lo so, però... Però che? È che adesso ho bisogno di te più che mai, perché... Riconosco che sono un po' spaventata. Luna, non devi pensare a Renata. Non ha senso, non vale la pena. Beh, ma è pericolosa, è capace di fare qualsiasi cosa. Ma Alessio ha assunto altri agenti, stai tranquilla. Tu non capisci. Mi fa paura, davvero. Ha saputo delle nozze, per questo è qua. Ne sono sicura e vuole rovinarmelo, sta a vedere. Luna, avanti, come può saperlo? Beh, non lo so come lo sappia, magari ha una spia, non so, però è capace di tutto. Beh, no, non diciamo stupidaggini, ti prego, Luna. Miranda non è una stupidaggine. Renata è malata, è molto pericolosa. Hanno controllato a scuola e non c'è. Hanno detto Renata non c'è. Tranquilla, hai sentito, Toto? Toto, non sai quanto sta male per mio padre e tua madre. Davvero malissimo. Beh, peggio per lui. Si è intromesso. Aveva buone intenzioni, Miranda. Sì, ma ha sbagliato i modi, Luna. Va bene, però è piccolino. Beh, che cresca allora. Sei terribile, eh? Ma è la verità. Va bene, sì, lo so, ma non puoi litigare con lui per questo. Abbi un po' di pazienza. Ascoltami, basta. Lascia stare, non ti intromettere. Che ne dici se ora preparo qualcosa di buono e mangiamo insieme? Sì. Sì. Qualcosa di caldo, per favore. E di dolce come te. Ti voglio bene. Anche io. Tranquilla. Il pericolo è passato. Ah, prendi questo. Distraiti un po', leggi e rilassati. Bene, grazie. Vediamo. Oh, solo vestiti da sposa, niente per i testimoni. Anche la testimone dovrebbe essere molto cool, ma senza competere con la sposa, cioè elegante, però un pochino di meno. Quindi opterei per un vestito nero. Il nero è molto sobrio, e il rosso è troppo acceso. Un beige e si abbina col color lavanda. Che vuole, Guzman? Niente, la guardo. E resterà molto tempo a guardarmi? No, in realtà vado a trovare mia figlia, ma avendo visto lei non potevo non fermarmi. Vada pure, perché sono occupatissima. Con tutto il rispetto le dico, Victoria, non perda tempo. Qualunque cosa si metterà sarà bellissima, Lei è una regina. Resterà lì seduto a lungo a guardarmi? No, vado da mia figlia. Mi sembra giusto. Sì, posso dirle un'altra cosa? Sì, prego. Lei ha ragione, lo sa. Un tipo brutto come me non può sognare una donna come lei. Come sono utili questi microfoni? Avrei dovuto usarli tempo fa. Adesso saprò tutto quello che riguarda il tuo matrimonio, Luna. E troverò il modo perfetto per impedirlo. Sto aspettando una risposta. Il fatto è che sto cercando il capo della manutenzione, okay. Puceta, che mi ha detto che se avessi trovato la porta chiusa avrei dovuto farmi sentire. Ah, e quindi vabbè. È per questo che... Che hai bussato? Sì. È chiusa. È chiusa a chiave, è strano che sia chiusa a chiave. Sai che cosa facciamo? Vieni con me nell'ufficio di Rita a prendere la chiave e ti accompagnerò a fare un giro di ispezione. Va bene. Va bene? Sì. Andiamo. Mi scusi. Come ti chiami? Gioacchino. Le sono mancata io? Sì, e mi sorprende che mi sia mancata, veramente, però è così. È così, lei ci stava pensando. Sono un manichino, io non posso pensare. Ah, certo, dimenticavo. Oh, che spiritoso. Io avrei una teoria ad ogni modo. Quale? Sì, io. Sarà una teoria relativa, sicuramente. Sicuramente per lei, non sì. Per me. Quello che penso è che, non so, magari non aveva nessun motivo per lamentarsi con i suoi amici, perché non c'era... La pesante, capito? La pesante. Quindi non aveva, non aveva cose di cui lamentarsi. Lo dice? Perché dice questo? Ah, lei già sa perché lo dico, Non l'ho detto io, l'ha detto lei. Lei ha detto che sono pesante. Una persona mi segue, mi tormenta, non la smette, mi massaggia e
poi tante altre cose. Chi? Mi dareste una mano, per favore? No? Calma, calma, di chi stai parlando? Di Rita. Ma è ancora offesa, è stato tanto tempo fa. Com'è suscettibile la gente? Prima si fa grande e poi diventa suscettibile. Oh mio Dio, non ci posso credere. Lei mi sta dicendo che faccio la grande, no, che sono no, permalosa. Un'altra volta, lo vede? Va bene, le chiedo scusa, per favore, avanti, accetti. Lei mi chiede scusa. Esatto, accetta le mie scuse. Se le accetto, sa Beh. Cosa faccio? Me la rido. Me la rido di gusto e continuo a ridere. Sa una cosa? Cosa? A me, quello che importa al momento sì? è occuparmi di moi. Di qua? Di me. Ah. No, niente, lei certo capisce poco. Di me, occuparmi di me, dare tutto a me. Ci sono cose interessanti. Sono venuto a dirle una cosa che mi è successa e lei mi tratta in questo modo. Pensavo avrebbe gradito questo gesto. Sì, ho gradito, solo non ho prestato attenzione perché sono concentrata sul fatto che la gente si occupi di me, di moi. Vai, me ne vado, basta con questo suo tucutù, 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 cutù. Aspetta, questo è di un negozio. Leggi tutto. L'ha comprato Clara. L'ha comprato Clara? Sì, però tu dove l'hai trovato? Ehi, attento, sta arrivando qualcuno. Non ci arriva, stavolta dico sul serio. Ah, nasconditi. Aiuto. Era un altro scherzo, amico. Che tonto. Guarda. E questo? Certo che le ragazze sono imbroglioni. Ci ho pensato sopra e credo che dovresti ripagare Candy con la stessa moneta. Con la stessa moneta? Esatto, visto che lei ti ha dato un anello, tu regalale un'altra cosa. Per esempio, che devo fare? Ora ascoltami. Sì. Che brutto dover ascoltare quello che ha detto. Lei ha rimosso, ma glielo ricordo io che ha fatto. Io l'ho cercata molto umilmente e lei mi ha cacciata. Io sì, l'ho signore, cacciata. Le ho portato un'insalata per colazione con un tè caldissimo. Ricordo che era tè rosso. Ho chiesto se voleva altro e ha risposto non voglio niente. Ha preso da bere e ha detto se ne vada, mi lasci solo. Si è coperto col lenzuolo dicendo vada via. Vabbè, lei mi ha cacciata. Aspetti, diciamo le cose come stanno prima di coprirmi e prima del tè rosso. Le ho chiesto mille volte se voleva sposarmi e lei non mi ha mai risposto. E prima che cosa? Ha perso la memoria, ora fa lo smemorato. Beh, che fa? Come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia? Non ricorda che ha fatto? Che cosa? Mi ha mandato Alessio come messaggero a chiedermi se volevo sposarmi con lei. Sì, è vero, come mio rappresentante. Ah, sì, come suo rappresentante, certo. Ha bisogno di un rappresentante. No, non mi serve un rappresentante. Però lui mi ha visto afflitto e ha parlato per me. Ma per favore, non aveva il coraggio, dica la verità. Invece sì, signora, che le prende? Ora mi tratta da che? Da che? Da codardo? Le è mancato il coraggio. Mi è mancato il coraggio perché sono timido. No, sono signore, punti di vista. Un uomo vero e proprio non fa le cose in questa maniera, per favore. Anche un uomo vero e proprio ha i suoi limiti, va bene? Lei ha fatto sempre la difficile. Ma per please, signore, io non faccio la difficile, io sono difficile. Va bene, allora la signora può essere difficile e io non posso essere timido. Lei bella non cosa. È timido, non mi dica ah, no? che è timido perché lo è solo quando le conviene. Non mi va faccia bene, ridere, va bene, meglio che la chiuda prego. La bocca perché tutto quello che dico verrà usato contro no, di me. No, non c'è bisogno, visto che c'è, parli, dica quello che vuole, dica ora quello che ha da dire, io mi fermo e l'ascolto, avanti. Mi dica perché vuole che parli. Se qui l'unica che dice cose intelligenti, colte, è lei, signora. Io non so parlare, ecco. Ah, sì, ora fa anche l'offeso. Sa una cosa, sa che cos'è lei? Un bel ciarlatano. Questo è lei, un bel ciarlatano. Mi sta forse insultando che questo, che mi come ha detto? D'altronde direbbe il grande Shakespeare, signore. Ah sì, cioè sarei un ciarlatano io. Senta, farò errori d'ortografia, ma ho una grande dignità, capisce? Ah, guardi, per favore, stop. Che significa finish. Sì, lo so, stop. Questa discussione finisce dove? Dove? È qua. Va bene. È qua. Giusto, la signora ha deciso e finisce qua, sicuro. Io ah, vado. Ah, se ne va lasciandomi così, sì? senza farmi finire di parlare. Sì, vuole che annaffi una pianta? Che vuole che faccia? Che poti una rosa? La saluto. E ma che cafone, per favore, che cafone, cafone. Devo raccontarlo a Riti. È tutto molto strano. Sì, è strano. Infatti, non ci capisco più niente.
Per me non si vestiranno così. Tu pensi? Sono proprio testarde, sapete che le conosco molto bene. Sì, però hanno detto che non è il loro stile, che sono più formali, che si tratta di una festa normale. E non vogliono offendere Luna, o no? Hai ragione, non lo so. Non si vestiranno così, fidati. Sì, sicuro. O magari tramano qualcosa. Lo fanno di proposito, cercano solo di prenderci in giro. Io non ho capito. Noi non volevamo andare al matrimonio vestiti così. Oh sì, ma non era una dimostrazione di libertà e basta? Beh, in realtà sì, ma loro non lo sapevano. E se noi andiamo vestiti in modo normale al matrimonio e loro invece vanno così, ovviamente prima o poi ce la faranno pagare. E questo è inammissibile, ragazzi. Quindi, che facciamo? Io ho una gran voglia di andare lì e dire... No, sentite, dobbiamo stare tranquilli. Loro lo fanno di proposito. Adesso dobbiamo stare calmi. Tranquilli, tutto si risolverà, va bene? Avete visto le facce dei ragazzi? Avremmo dovuto filmarli. Allora, penseranno che siamo divine, ma che non andremo mai vestite così. Eh sì, ma sbagliano, perché ci andremo e come? Sì, ovvio. Certo. Se loro sono capricciosi, noi tre lo saremo ancora di più. E a me non va per niente che la mia ragazza si vesta in quel modo. Se è per questo, a me nemmeno, che dici? Neanche a me, ovviamente, ma di certo non posso chiederle di non farlo. Ora più che mai dobbiamo riflettere bene, perché non possiamo fare passi falsi. Beh, noi tre dobbiamo restare uniti. Questa è una cosa scontata. Bene, ora vediamo se davvero si vestiranno così o se lo hanno detto solo per metterci alla prova. Comunque, non so voi, però io in realtà non avrei voluto arrivare fino a questo punto. Avanti, è un matrimonio, è un evento importante e noi ci vestiamo così. No, Luce, guarda che adesso è proibito tornare indietro, eh? Sì, se non restiamo unite, perdiamo tutto. No, non sto dicendo questo, potete contare su di me, però io avrei voluto risolvere in un altro modo. È vero, ti capisco, ma non succede niente se andiamo vestite sì, così. Sì, guarda, siamo divine. E poi, ragazze, vi dico una cosa. Se oggi non educhiamo i nostri ragazzi, un domani, date retta a me, non li fermerà nessuno. Ma se lo dice lei, ovvio. Un fiore per un altro fiore. Ah, Guzman. Le piace? Che antico. No, mi scusi, è proprio un bel gesto, mi è piaciuto molto, molto, davvero molto, molto bello. Dopo lo tolgo dal cielo. Sì, aperto è più bello. Quando mi è così vicina mi viene voglia di darle un bacio. No, Guzman, anche a me. Stop. Ok, ma siamo fidanzati o non siamo fidanzati? Sì, Guzman, però... No. Sì, no, siamo no, fidanzati. No, Guzman... Siamo fidanzati, questo Victoria. Non le dà il diritto di entrare qui, fare irruzione così e sbaciocchiarmi? Io devo abituarmi a questa cosa, per me è presto per certe confidenze. Ma è da tanto tempo che ci conosciamo. Ci conosciamo nel senso che ci vediamo da molto tempo. Ma se si intende il baciarsi, è da poco tempo. Quando è che ci siamo baciati? Una prima volta, no, tanto tempo poco. Fa, e un'altra volta per due secondi. Sì, l'altro sono giorno. Stati due secondi che sembravano sì, una vita. Sì, va bene, ho capito, ma non significa che lei debba abusare. Va bene. Insomma, che vuole, Guzman? Perché è venuto? Cosa vuole chiedermi? Immagino che non sia venuto solo per sbaciucchiarmi qui in direzione, no? No! Io mi sono detto, c'è una luce accesa in segreteria, cioè volevo dire in direzione. Quindi ci sarà Victoria con la sua graziosa campanella. E allora ho pensato, andrò a portarle un fiore e a e dirle... E che altro? A parlare della vita. Allora vuole parlare? Sì. Di cosa? Vorrei parlare... Di cosa? Ma ve lo certo, dica, Guzman, non possiamo va bene, stare va bene, qui parlo, fino a domani, non forza. Qui o parla domani. O non ora parla. Io sono un uomo con una certa personalità. Volevo sapere se le è mai capitato tanto tempo fa, magari da piccola, quando vedeva i film sulle principessine, cose così. Se le è mai capitato così per caso, per la testa, l'idea di contrarre, avere un coniuge, contrarre un matrimonio, sposarsi, insomma. Vuole che risponda onestamente? Sì, in tutta onestà è fondamentale. Wow.
Neanche per sogno, sono sincera. Cioè, come posso spiegarle? Per me l'idea di innamorarmi è sempre stata una cosa complicatissima. È un concetto, un sentimento. Ma sposarmi, non so. Onestamente credo che sia come se fosse un incubo. Ah, un incubo. Comunque ormai è passata tanta acqua sotto i ponti. Bisognerà che riconsideri la mia posizione precedente, perché non si sa mai come le cose possano cambiare. Non si può sapere. E adesso? E adesso? E adesso? Ci penserò. Deve pensarci. Sì. Papà? Ci penserò. Papà, sono 5 minuti che non parli. Chiacchierone come sei di solito, pensi che io non mi accorga che qualcosa non va? Eh sì, no, non faccio che pensare a lei, Luna. Non me la tolgo dalla testa, ecco che succede. Beh, ma è una cosa bella, papà. Significa che sei innamorato. Sì, va bene, ma non so se è positivo. La mia vita era così tranquilla. Era una prateria piena di fiori. Ero tranquillo, stavo bene. Beh, papà, ti passerà. Non so che ho fatto, non so che ho fatto di male. E poi ultimamente stavamo bene, ora se ci incontriamo è per litigare. Beh, sta tranquillo che tutto si risolverà, davvero. Va bene, però è soltanto che le avevo proposto di sposarci insieme a voi. Sarebbe stato bello, Luna, o no? A me lo dici? Era un mio desiderio quello di fare un matrimonio doppio. Però, vedi, Victoria è particolare, magari a lei non andava. Cioè, è impossibile. È impossibile capire questa donna. Non è impossibile capirla. È solo che lei non è semplice come te. E magari le ha dato fastidio che tu l'abbia pressata. Eh beh, ma era un consiglio di Toto. E poi le ho chiesto di scusarmi. Ho detto che se il consiglio di Toto non le piaceva, beh, ah, io... No, sì, sì, l'idea di Toto era pazzesca. Non potevo crederci. Grazie, Luna. Va bene, si risolverà tutto, tra poco. Beh, del resto quel poverino ha agito in buona fede, Miranda. La vostra rottura non è definitiva. Beh, speriamo che non lo sia, la mamma è molto offesa. Non mi importa, facciamo qualcosa per farli riconciliare. No, Luna, nessuno può farci riconciliare. Io penso di sì, sapete? Ho un'idea. Per favore, ti prego, la parola idea mi provoca un'allergia. Sento questa parola no, e mi vengono le bolle. No, Guglielmo, fidati di me, di Miranda. Avanti, racconta. Ok, tenderemo una specie di trabocchetto alla mia cara mamma. Le diremo che Guglielmo è così addolorato che non vuole andare, non può andare al matrimonio di Luna e Alessio. E quindi mia madre non potrà che cedere. Non può permettere che manchi il testimone, o no? Ah, guarda che non è una brutta idea, eh? No, ma non la berrà, lei mi conosce. Sa che per niente al mondo mancherei al matrimonio di mia figlia. Certo, è vero, Guglielmo, però è un modo per spronarla un po', o no? Il fine giustifica i mezzi. Ah, beh. Tentar non nuoce, Guglielmo, dai, possiamo? E dai, papà. Il fine giustifica i mezzi. Qui non c'è nessuno. Bene, meglio così, ora sono più tranquillo, resta pure qui. Le avevo detto che non c'era nessuno. È vero, stavi bussando alla porta e non riuscivo a capire che cosa stessi facendo, scusami. È che io non capisco perché non vi fidiate di me, io sono qui per lavorare e basta. Hai ragione, scusa per questo disagio, non era mia intenzione, è che siamo tutti un po' tesi per la situazione che c'è. Ma perché è successo qualcosa? C'è qualcosa che devo sapere? Veramente non dovrei dirtelo, però la situazione è questa. C'è una ragazza che è mentalmente squilibrata, è scappata da un ospedale psichiatrico ed è venuta a scuola per vendicarsi della sorella gemella che vive qui. È una situazione abbastanza complessa per poter stare tranquilli, no? Sì, sì, qualcosa mi avevano detto. Bene, in tal caso ti chiedo di stare attento e se notassi qualcosa avvertimi. Sì, sì, stia tranquillo che se c'è un problema faccio un fischio. Ci conto allora. Sì, certamente. Renata è molto pericolosa. Sta attento. Sì, signore. Ma dove sarà questa donna? Dov'è finita? Ah, sei tu! Eccola qui! Che fortuna, ah, sì. Che fortuna averti incontrata! Lo sa, anch'io stavo cercando lei, Victoria. È un segno! Sì? Tu non sai. Chi? Tu non sai che mi ha detto. Chi? Ma come chi? Guzman? No! Sì! Lei non sa cosa mi ha detto il caro Diego. E che ti ha detto il caro Diego?
No, racconti prima lei. Perché? Hai iniziato tu, parla, la mia è una cosa triste. A maggior ragione sei triste, forza, mi racconti tutto, avanti. Se n'è andato, Riti, se n'è andato. Guglielmo? Sì. Se n'è andato dal collegio? No, dalla Mastery, no, dalla nostra relazione. Oh. Ha abbandonato la nostra barca per sempre e adesso sta naufragando. Va bene, ma è logico, che uomo. Ha visto che la barca andava a picco ed è scappato. Ah, che spiritosa, Riti. No, è che gli uomini sono così, gli uomini alle scialuppe e noi donne invece a remare come sempre. No, non importa, che ragione ha dato? Orrendosa. Orrendosa? La ragione che ha dato? Esatto, dice che sono molto cool. Che sono troppo colta per lui. Ah, bene, complimentoni per la notizia. Oh, avanti, Riti. Era ovvio che se ne sarebbe accorto. Victoria, voi due siete un po' come Lily e il vagabondo, gli Aristogatti, la Bella e la Bestia. Era ovvio che prima o poi sarebbe venuto fuori. Vuoi dire che eravamo come cane e gatto, questo vuoi dire? No, però... No, era una metafora. No, perché con gli anni e col tempo e con la conoscenza io ho capito che Guzman, dietro quel corpo muscoloso e dietro quel torace che ha e tutto il resto, è un uomo meraviglioso, è un uomo buono e beh, migliorandosi. Però ti dico anche che è un buon padre, un buon amico, un confidente. Ma è impossibile. No, non diciamo impossibile, no. Tutto è possibile, no, deve pensare positivo. No, io in più, siccome ho questo carattere tanto irascibile, non sai le cose che gli ho detto. Mi sono infuriata, l'ho aggredito e lui se n'è andato. Me la immagino, lei infervorata che si mette a gridare. Riti. Intendo dire che lui l'avrà fatta innervosire, lei sarà scoppiata dicendo tutte quelle cose. Esattamente, mi ha fatto innervosire. No, però, tranquilla. Non tornerà, Riti, lui non tornerà. Gliel'ho già detto, non dica queste cose, tutto è possibile. Le dirò una cosa stupenda che stavo pensando. L'amore è una cosa che si crede impossibile, ma che può trasformarsi in qualcosa di reale. Perché l'amore è un miracolo. Ah, sì? Eh sì. Raccontami. Vuole saperlo oppure no? Ah, sì, c'è qualcos'altro? Sì. Allora forza, sia rapido. Lei mi è mancata. No! Sì! Così come glielo sto dicendo, sì, parola per parola. Si è dichiarato, Rita, si è dichiarato alla fine, però l'ha fatto tardi. No, questo non lo so, non so, magari è un amore veritiero, o magari non è niente, l'ha detto per scherzo, non sapeva che no, dire. Occhio. Non mi voglio fare illusioni, occhio. Victoria, capisce? Occhio, che io posso vedere il futuro. Ah, sì? Sì. E che vede? Che se un uomo ti ha detto una cosa così è perché sta provando qualcosa... Qualcosa che? Qualcosa di forte. Ah, qualcosa di sì, forte per me. Perché è successo? Che è successo? Ha notato te, Rita, te, la luce. Ma indica di là, sono qua. Che cosa vuol dire? No, voglio dire che ha notato tutto, te, la luce, tutto insieme, in una cosa sola. E ha aperto gli occhi finalmente. Io lo vorrei, Victoria, che ora lui avesse capito, avesse aperto gli occhi e avesse visto me, la donna della sua vita, perché sono la donna della sua vita. Ma no, no. Ma come no? No, sì, tu sì, sei l'amore della sua vita. Io no, è che il mio Guzman, al contrario di Diego, ha aperto gli occhi ma all'indietro. E come si aprono gli occhi all'indietro? No, mi dico all'indietro per usare una metafora, per dire che io non sono la donna della sua vita. No, ah, che faccio, Riti, che faccio? No, per prima cosa si rilassi e lo poi... so che diventerò vecchia e resterò sola. Non ricominciamo con questa storia. E anche venga senza qua. Di no. te, perché tu starai con Diego. No, ancora. Ora non si può dire. Le ridico una cosa, ci deve credere a tutto questo perché l'amore è un miracolo. Aspetti, metto anche io gli occhiali da sole, così piangiamo insieme. Bene. Stai meglio, amore? Sì, la gamba fa meno male, però... Adesso va meglio. Che bello. Sono preoccupata per papà. Preoccupata per papà? Sì, che è in crisi con la mamma. Sì, che è in crisi con la tua mamma. Sì, con mia mamma. Però ho una bella notizia, perché Miranda ha avuto un'eccellente idea. Sentiamo. Far credere a Victoria che noi due resteremo senza testimone. Sì. Cioè mio padre, perché loro non stanno insieme, capito? Papà non verrà alle nozze per colpa di... Ah, ma questa è proprio una bella idea.
Molto, molto bella. Io mi domando perché i ragazzi non si dedichino allo studio, non so, a fare dei corsi di matematica e tutte le altre cose che in genere non fanno i ragazzi. Non essere cattivo, sono preoccupati, lasciali fare. E in più non mi sembra male. Prova a pensare, sotto pressione, Victoria, la tua mammina. Sì, sotto pressione, sì. Si sentirà colpevole, magari. Ah, che bello, si sentirà colpevole, pressata. Senti, amore, se ti sembra una buona idea, la porteremo avanti, perché l'ultima cosa che voglio è discutere con te. Sei adorabile. Miranda, il tuo piano è ottimo, non è come il mio. No, no, è chiaro, te l'ho detto solo per informarti. E va bene, già che ci sei, mi puoi perdonare? No, no, Toto, no, non lo so. Dai, lo sai che ho fatto quello che ho fatto perché ti voglio bene e voglio bene a loro, tutto qua. Beh, va bene, intanto sei perdonato. Grazie. Che sia l'ultima volta, eh? E i ragazzi sono arrivati? No, stanno per arrivare. No? Sono in camera. Sai, mi sta venendo una gran fame. Andiamo a mangiare? Sì, voglio alzarmi da questo letto perché mi sono annoiata. Ah, questo è un buon sintomo. Sta attenta. Aspetta, ecco, devo qui mettermi lo stivaletto. Bene. Attenta. Ah, vai. Ecco. E dimmi, come penseranno loro a portare avanti questo benedetto piano? Sì, Miranda dice che ci penseranno loro. Oh, finalmente non ce la facevo più. Sono tutta indolenzita. Che buono. Voglio mangiare sano per mantenere bella la mia pelle, così dicono. Ho letto che le mandorle fanno benissimo alla pelle. Ricordami di comprarle. Ora che ho un fidanzato voglio essere bella. Candy, dimmi. Lo sai che mi ha chiesto Geronimo? Che cosa? Dell'anello, per me sospetta. No, non credo sospetti. Io sono convinta che con il nostro imbroglio ho dato la scusa perfetta a Benji per fidanzarsi con me. Ora che ho un fidanzato non voglio pensare a nient'altro. Sicuro che Alessio ti ha creduto? Sì, sì, sicurissimo. Si è anche scusato per aver dubitato di me, Renata. Ok, meno male, meno male. Tu ora sei qui per aiutarmi, non per complicare le cose, capito? Per questo ti racconto cosa è successo. Ok, ok, bene, bene. Senti, ho una cosa da raccontarti. Ho messo un microfono sotto il letto di Luna. Che? Un microfono sotto al letto? Ma sei pazza? Come hai fatto, Renata? Come si vede che ancora non mi conosci per niente. Sono capace di fare qualsiasi cosa per raggiungere il mio obiettivo. E quel microfono mi aiuterà a conoscere tutti i dettagli di questo maledetto matrimonio. Sì, ma vorrei farti solo una domanda. Alessio mi ha chiesto di informarlo di qualsiasi cosa succeda. E in più mi ha parlato di te e mi ha detto: è molto pericolosa, stai attento. Sì, allora? Sì, è così, lui ha ragione, è vero, è vero. Quando mi arrabbio mi irrito molto. È vero, io sono pericolosa. Sai, mia sorella mi ha irritata molto. Lei mi ha chiusa in un ospedale psichiatrico perché non sopportava che Alessio guardasse me e non lei. Ma Renata, Alessio non guarda né te né tua sorella. L'unica donna che guarda è Luna e la sposerà. Questa è la verità e lo devi accettare. Non riuscirà a sposarla, ma quante altre volte te lo devo dire? Adesso vai, lasciami sola, vattene. Ho troppe cose da fare. Almeno dimmi qual è il piano, non lasciarmi così. Non preoccuparti del mio piano, vedrò di tenerti informato. Ora ti basti sapere che attaccherò su ogni fronte e boicotterò questo... Sono nervosa, questo matrimonio è terribile. Ciao, vattene, ciao. Volverte a encontrar. Oh my love.
di Guernicazione. Sabes que no existe nadie, nadie existe in my life que yo haya amado tanto. Te quiero tener conmigo porque nuestro amor is nice, tiene magia, tiene encanto. Si no estás, yo te salgo a buscar. Necesito volverte a encontrar. Te lo digo en mi canción. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Todo lo que siento te lo digo en mi canción. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Te lo digo en mi canción. Oh my love. Un amor de los dos. Me dio vuelta poco a poco. Y no lo quiero dejar. Un amor de los dos. Me dio vuelta poco a poco. Y no lo quiero dejar. Mis amigas dicen que no es para mí. Que le gustan todas y me va a hacer sufrir. Pero a mí no me interesa lo que digan. Porque mi vida cambió desde aquel día en que lo conocí. Saben que es muy lindo y por eso es así. Creído, vanidoso, diferente a mí. Y aunque parezca que es un poco atrevido, me hace feliz sentir que siempre está conmigo, sí.